Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Partiremo a breve dalla cronaca, ma in questa edizione parleremo anche della guerra tra Israele e Palestina. C'è stata una manifestazione a Ferrara, ma in questa edizione parleremo anche dei tanti appuntamenti che caratterizzano il fine settimana, molto, molto partecipati questi eventi, e poi spazio anche allo sport e soprattutto al basket presto in campo. Ma apriamo questa edizione con la cronaca e con la vicenda di 12 daini uccisi da un maschio adulto che improvvisamente avrebbe aggredito a cornate altri esemplari, tra cui alcuni cuccioli e 3 daini che sono morti a causa di colpi d'arma da fuoco, e quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio di giovedì in un agriturismo di Terre del Reno, dove erano custoditi 20 daini. Sulla vicenda, per fare piena chiarezza, è stata aperta un'indagine da parte della Procura di Ferrara. A dare il via all'uccisione dei daini sarebbe stata l'aggressione da parte di un maschio adulto ad altri componenti del branco. 11 daini sarebbero caduti subito sotto i colpi delle sue corna e un altro successivamente per le ferite riportate. Per cercare di ricomporre la situazione, il proprietario dell'agriturismo avrebbe chiamato in soccorso un coadiutore armato di fucile, avrebbe abbattuto il maschio adulto responsabile dell'attacco, e altri 2 esemplari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo forestale, oltre ai veterinari dell'ASL, che hanno inoltrato una segnalazione alla procura, che ha aperto l'indagine. Al momento non ci sono indagati, ma è stato aperto un fascicolo per il reato di uccisione di animali. Nel frattempo gli animalisti dell'Associazione Difesa Animali e Ambiente hanno deciso di sporgere denuncia contro il proprietario dell'agriturismo e il cacciatore. Ovviamente ci saranno aggiornamenti su questa vicenda. E adesso cambiamo totalmente argomento. Si è tenuta a Ferrara l'11ª edizione della manifestazione Il 118 scende in piazza, iniziativa che nasce con l'intento di insegnare la rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco, e si tiene in occasione di Viva, la settimana per la rianimazione cardiopolmonare. Allora sentiamo le testimonianze e come è andata l'iniziativa di quest'anno in piazza Trento Trieste a Ferrara. È una giornata importante perché, al contrario di quello che succede quotidianamente nel nostro lavoro, siamo noi come 118 che chiediamo aiuto alla popolazione. Chiediamo aiuto perché anche solo una volta nella vita, anche solo per pochi minuti, magari non succede. Vogliamo che la gente possa considerarsi come nostro collega nelle situazioni in cui si verifica un arresto cardiaco. Perché? Perché è il fattore tempo che è chiaramente importante. Con l'aiuto della gente comune, attraverso l'identificazione precoce di una situazione di arresto cardiaco, attraverso la chiamata precoce del sistema dell'emergenza, cioè del 118, e attraverso la precoce disponibilità di un defibrillatore e il precoce inizio delle manovre rianimatorie, che si può veramente fare la differenza e combattere e contrastare questa epidemia silenziosa che vede ancora dei numeri elevati, dei numeri importanti. Basti pensare che in tutti i casi di arresto cardiaco, e in Italia sono circa 60.000 l'anno, solo l'8% subisce una rianimazione efficace. Perché? Perché solo nel 58% chi è testimone di un arresto cardiaco interviene attraverso il massaggio cardiaco, e solo nel 28% dei casi è disponibile e viene utilizzato un defibrillatore. Ed è proprio su questi numeri che noi dobbiamo intervenire. Una nuova edizione, l'11ª, del 118 torna in piazza. Un modo importante per far sentire la sanità, in questo caso l'emergenza sanitaria, vicini agli utenti, vicini ai cittadini. L'azienda USL di Ferrara è molto impegnata in questo progetto di portare la sanità vicino ai cittadini, non solo nell'ambito dell'emergenza, voglio ricordarlo, ma anche nell'ambito di tante attività e tanti servizi che abbiamo aperto recentemente e che continuiamo ad aprire, come gli infermieri di famiglia e comunità, il centro assistenza urgenza. Quest'anno, per la prima volta, 11ª edizione, il 118 scende in piazza non solo a Ferrara, ma scende in piazza
tutte le sedi provinciali, sedi ospedaliere, pertanto la sede di Lagosanto, la sede di Argenta, la sede di Cento. Questo perché giustamente anche a livello provinciale, anche a livello territoriale vogliamo portare questo importante messaggio, questa importante iniziativa. E la pioggia non ha fermato la manifestazione di venerdì pomeriggio in piazza Castello a Ferrara, in cui è stato chiesto lo stop alla guerra in Medio Oriente. Riprendiamo per mano la pace, fermiamo la violenza tra Israele e Palestina. È scesa in piazza, nonostante la pioggia battente, la rete per la pace di Ferrara, che a più voci chiede a Israele e Palestina di cessare il fuoco, il rilascio degli ostaggi e il rispetto dei diritti umani. Chiedono la pace decine di ferraresi che si sono dati appuntamento alle 18 in piazza Castello. È stato analizzato cosa è accaduto fino ad oggi, dal 7 ottobre scorso, giorno dell'attacco di Hamas a Israele, che ha riacceso un conflitto che affonda le radici al post seconda guerra mondiale. Diverse le testimonianze e le analisi che i partecipanti hanno voluto rilasciare. Il concetto e il filo conduttore è sempre lo stesso: richiesto a gran voce la pace. E ora parliamo della 56esima festa sociale dell'Avis Comunale di Ferrara, un momento per celebrare i volontari che grazie al dono apportano un contributo fondamentale al sistema sanitario nazionale. Sabato mattina, tra i molti eventi che la cerimonia di gemellaggio con Avis, con Villa Orba, provincia di Treviso, e quella per il 26esimo anniversario di gemellaggio con l'Avis di Cavarzere in provincia di Venezia. Allora vediamo le immagini del sabato mattina della festa sociale dell'Avis. La sfilata per le vie cittadine da Parco Pareschi sino al centro, con l'accompagnamento della banda Verdi di Cona e dei musici e sbandieratori dell'Ente Palio. La Santa Messa celebrata da Monsignor Massimo Manservigi nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. La deposizione di corone d'alloro alla via intitolata ai donatori di sangue e il monumento dei caduti di tutte le guerre. Questa la mattinata in occasione della 56esima festa sociale dell'Avis Comunale di Ferrara, un momento per celebrare i volontari che grazie al dono apportano un contributo fondamentale al sistema sanitario. Un momento anche per celebrare i tanti gemellaggi, come ad esempio il 26esimo anniversario di gemellaggio con l'Avis di Cavarzere in provincia di Venezia e con quello appena istituito con l'Avis di Villorba in provincia di Treviso. Che cosa significa questo gemellaggio? Questo gemellaggio significa molto, significa cooperazione tra i comunali, un'unione delle varie associazioni in ottica del dono del sangue, del donatore, dell'ammalato, dei principi del sangue, una condivisione di tutti questi valori che possono portare solo bene alla comunità indipendentemente dal territorio che occupano. L'Avis deve unire? L'Avis è unita e deve unire ancora di più sotto la bandiera del dono. Abbiamo dei valori fondamentali molto importanti al quale non si può prescindere. Questo è un gemellaggio che concretamente anche tramite dei servizi? Sì, esatto. Una nostra donatrice, una consigliera della comunale di Vellorba, ancora quando non poteva donare il sangue perché aveva superato i limiti d'età, ha deciso di continuare la sua donazione perché a Ferrara si poteva, avevamo già un'amicizia instaurata con l'Avis Comunale di Ferrara e allora quattro volte l'anno ha deciso di venire presso questa bellissima città per continuare il suo dono. Cavarzere rinnova il gemellaggio a Ferrara, 25 anni. Che cosa significa un gemellaggio di 25 anni? Significa un'unione di tutti i donatori da parte di Ferrara, da parte di Cavarzere. Abbiamo consolidato quello che si chiama proprio un'unità di donare, che è la più bella cosa che si possa fare. L'importanza delle istituzioni accanto a associazioni come questa? La parola più ricorrente oggi è stata grande, grande l'Avis di Ferrara. È un riconoscimento che nella festa della 56esima festa sociale di oggi è stato davvero dato ad Avis Comunale di Ferrara. È un piacere come amministratore cogliere che ci sia così tanta attenzione e affetto nei confronti dei nostri volontari, della dirigenza di Avis Comunale e del presidente Sergio Mazzini. Un piacere di avere davvero tante persone vicino che hanno colto qual è il valore dei tanti donatori della nostra città.
È una giornata importante per l'Avis Comunale di Ferrara. Hanno celebrato 13 gemellaggi, 13 sono tanti in una sezione comunale come quella di Ferrara, e soprattutto 13 gemellaggi che continuano nel tempo. Ogni anno si vengono ricordati, ci si trasferisce nei loro luoghi, si fanno le attività e vengono in un qualche modo ricordati per quello che sono importanti. Iniziato l'allestimento della prossima mostra su Achille Funi, andiamo nel dietro le quinte della prossima mostra a Palazzo Diamanti, che sarà visitabile dal 28 ottobre. Sono iniziati i lavori di allestimento di Achille Funi, un maestro del Novecento tra storia e mito. La nuova mostra, che a partire da sabato 28 ottobre animerà le sale espositive di Palazzo Diamanti, Ferrara omaggia con una grande antologica Achille Funi, nato nella città estense nel 1890, tra i più significativi e sensibili interpreti artistici della prima metà del Novecento, nata da un'idea di Vittorio Sgarbi a cura di Nicoletta Colombo, Serena Redaelli e Chiara Vorrasi, la rassegna indaga il percorso di un artista moderno votato alla classicità, che attraverso una ricerca sulle tecniche e sulle forme pittoriche seppe conquistare un posto di primo piano nel panorama dell'arte italiana del XX secolo. Palazzo Diamanti gli rende omaggio con la più vasta rassegna a lui mai dedicata, un'occasione per riscoprire attraverso gli occhi del pittore il patrimonio artistico e culturale di Ferrara. Il libro La storia del mare di Alessandro Vanoli ha vinto l'edizione 2023 del premio Melvin Jones del distretto Lyons 108 TB. Vediamo le immagini. Una cerimonia elegante e vivace, quella che ha concluso la terza edizione del premio letterario Melvin Jones, mitico fondatore nel 1917 dei Club Lyons. Cerimonia che si è tenuta a Ferrara nel pomeriggio di domenica 15 ottobre nel ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado. Primo classificato tra i finalisti Alessandro Vanoli con Storia del mare edito dalla Terza. Seconda classificata Eliana Liotta con Il cibo che ci salverà edito dalla Nave di Teseo. Terza Elena Pigozzi con La signora dell'acqua edito da PM. Tema di questa edizione l'ambiente in rapporto al sogno. Ad introdurre la cerimonia di premiazione è stata Anna Quarzi, presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, con la cui collaborazione il premio è organizzato. A condurla la giornalista Camilla Ghedini, entrambe nel comitato scientifico del premio. Di grande attualità il tema che ha portato in primo piano, in questa edizione, molti libri di narrativa e di saggistica di importanti case editrici italiani che hanno risposto al bando con numerose opere, sapendo di affidarlo ad un premio che è stato istituito con l'obiettivo proprio dei Club Lyons, e cioè al fine di costruire un mondo migliore partendo dall'aiuto alle proprie comunità. Il premio ha dato l'opportunità di conoscere alcuni libri italiani di notevole valore divulgativo letterario, di autori che in questi anni hanno narrato storie o proposto riflessioni e conoscenze di prima mano intorno al tema dell'ambiente. Ambiente in rapporto al sogno, diceva il premio, a sottolineare come oggi, di fronte ad un ambiente in crisi sotto diversi aspetti, siano i sogni a proporci l'utopia di un mondo finalmente rispettoso della natura, dei suoi ritmi, delle esigenze di tutte le creature dell'ecosistema terrestre, compreso l'uomo. I tre libri finalisti ci portano a riflettere infatti su temi molto diversi fra loro. La storia del mare nel libro di Vanoli, dalle ere più lontane a tutte le creature degli abissi e alle navigazioni avventurose che hanno segnato la storia dell'uomo. Il cibo nel libro, edito dalla Nave di Teseo di Eliana Liotta, che ci racconta, dati scientifici alla mano, come sia necessaria una svolta radicale nelle nostre scelte alimentari per mettere insieme due obiettivi oggi dimenticati, cioè la salute umana e quella dell'ambiente. Infine, nella Signora dell'acqua edito da PM, Elena Pigozzi ci consegna una sorta di saga familiare intessuta attorno alla straordinaria capacità di sentire l'acqua che si tramanda di generazione in generazione, facendo della virtù della rabdomanzia un mix di croce e delizia di chi la possiede. Tutto esaurito mercoledì scorso al Teatro Nuovo con la musica dell'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani. Questo è stato il benvenuto di Unife alla sua comunità studentesca. Vediamo.
Musica jazz e una folla di studentesse e studenti, serata da tutto esaurito al Teatro Nuovo per l'evento di benvenuto organizzato da Unife in occasione dell'inizio delle lezioni e delle attività didattiche, un'ora di spettacolo con il concerto The Kings of Pop in Jazz, brani iconici dal mondo del pop riproposti con un particolarissimo riarrangiamento jazz, da Michael Jackson a Sting, da Jimi Hendrix a Bruno Mars, a suonare l'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani, composta da musicisti giovani e talentuosi provenienti da conservatori in tutta Italia. La musica ha il potere catartico di connetterci e ispirarci in modi straordinari, ha detto la rettrice Laura Ramacciotti in occasione dell'evento, aggiungendo che il jazz è un genere che incarna la creatività, la diversità e l'innovazione, valori che, ha aggiunto la rettrice, ci auguriamo possiate abbracciare durante il vostro percorso universitario. Il concerto gratuito è stato pensato come un'opportunità di incontri in un ambiente ricco di cultura e musica per tutte le studentesse e gli studenti di Unife. Sport adesso, la Ferrara Basket 2018 si prepara a sfidare Nerviano domenica alle 18 al Palabondi in una partita che vuole essere di svolta per la palla, spicchi estense dopo l'ultimo periodo non facile. Allora sentiamo coach Furlani nel prepartita. L'etichetta di essere una delle squadre favorite secondo me ci sta facendo molto male, nel senso che di fronte alle prime difficoltà c'è un certo scollamento, una certa disunione, ecco, questo è l'aspetto fondamentale. Io penso che le qualità tecniche sono indubbie, le qualità morali ci sono, perché la squadra sta soffrendo questa situazione qua, non è che la prenda alla leggera, e su questo facciamo leva per cercare di invertire la rotta e soprattutto cambiare atteggiamento. Perché nella sostanza delle cose noi sì abbiamo vinto una partita dopo un supplementare, siamo andati sotto di 10, forse anche di più, l'abbiamo recuperata, siamo andati sotto di 25 e quasi la recuperiamo, qui siamo andati sopra di 10 e poi l'abbiamo persa, per cui vuol dire che se hai queste qualità vuol dire che ci sono, è reale, è un aspetto reale, dopodiché bisogna però avere continuità, applicazione e soprattutto essere forti mentalmente nel momento del bisogno. Un po' dobbiamo ancora maturare, diciamo così, alcune situazioni tecnico-tattiche, un po' dobbiamo fare uno sforzo, perché non possiamo, facendo un paragone al calcio, non possiamo essere tutti rigoristi o centramanti, occorre qualcuno che faccia lo stopper, il terzino, abbiamo bisogno di questo, ecco, abbiamo bisogno di giocatori che in certi momenti sappiano svestire i panni di primatore per essere dei gregari, gregari di lusso ma gregari. In questo senso stiamo cercando di trovare delle quadrature anche cambiando a volte i quintetti, anche se il mio quintetto base che è stato costruito quest'estate è quello che ci deve poi portare alla fine. Abbiamo perso tempo, ma non ne possiamo perdere dell'altro, perché ovviamente ciò si ripercuoterebbe sul campionato stesso, ecco. Ma il mio discorso, quando anche lo dicevo, non è orientato a un discorso finale, ma deve essere orientato partita per partita, perché appunto noi non eravamo ancora squadra, non lo siamo ancora tuttora, dobbiamo cercare di, usando il tuo termine, mettere qualche cerotto e poi provare a consolidare delle abitudini e delle strutture di gioco che ci diano più sostanza. Ancora basket, 100 domenica alle 18, impegnate in trasferta a Chiusi per tentare di continuare a vincere la situazione in casa Benedetto XIV, e la prossima sfida ce le spiega l'allenatore Meccacci. Noi dovremo cercare di fare una partita molto molto attenta, perché sicuramente conoscendo Chiusi e conoscendo cosa fanno, cercheranno un po' di sporcare la partita, magari cambiando tante volte difesa, magari cercando di giocare una partita tra virgolette da battaglia, come deve essere poi in questo campionato. Quindi noi dovremo cercare di fare una partita solida,
limitandogli sicuramente i canestri facili e sicuramente non pensando che fuori casa possiamo giocare 90 punti per vincere una partita. Cercare di giocare una partita solida in trasferta, cercare di limitare sicuramente la reazione che Chiusi avrà, perché sarà arrabbiata dopo 4 sconfitte consecutive. Sicuramente senza il turno infrasettimanale si può fare un lavoro migliore, si può cercare di concentrarsi sulle cose che vanno bene e sui difetti. La squadra purtroppo non si è allenata al completo, martedì non si sono allenati un paio di giocatori, mercoledì non se ne è allenato un altro, nessuno è in dubbio per la partita, però sicuramente non è stata una settimana piacevolissima ed al completo. Stiamo lavorando sulle nostre cose, in attacco e in difesa, come facciamo sempre. È chiaro che tornare in palestra con una vittoria dà sempre uno spirito diverso. E con questo è tutto, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni del Telegiornale.